Presidente Schirato, l'Hotel Plaza di Pescara è la prima struttura alberghiera no Covid nella nostra regione. Sì, siamo stati richiesti da Croce Rossa Italiana e da Protezione Civile di ospitare delle signore anziane che erano ospitate in una pensione per anziani qui a Via del Santuario, dove si era creato un focolaio, quindi per salvare queste vite umane che avevano già due tamponi negativi, abbiamo deciso di fare questo passo, di lanciare il cuore oltre l'ostacolo, con tutta una serie di difficoltà che ovviamente abbiamo in parte affrontato e stiamo affrontando, però ora sono qua. Poi, visto che questi primi due tamponi risalivano, il secondo risaliva insomma 15 giorni fa, abbiamo chiesto e ottenuto e concordato con le strutture di fare un ulteriore tampone con tempi molto più stretti. Quindi questa è stata la svolta, perché con tre tamponi negativi, e già abbiamo i risultati dall'altro ieri a oggi di tutte le signore negative, abbiamo creato una struttura certamente certificata no Covid. Aprire per una, due, tre camere non ha molto senso. Noi abbiamo fatto questo salto avendo aperto per 10 persone. Aprire un albergo vuol dire far partire dei costi fissi, secondo me, pensando però a una convenzione fra Federalberghi, la ASL e la Protezione Civile, convenzione che adesso in questo momento non c'è, quindi adesso stiamo andando avanti qui al Plaza con la vecchia convenzione del 2016 dei terremotati. Le 10 persone ospitate qui all'interno del Plaza sono tutte negative, tamponi fatti l'altro ieri, sono già arrivati i risultati. Questo non ci fa altro che piacere, soprattutto ci dà, diciamo, l'orgoglio di aver svolto un lavoro, di esserci giocati una scommessa che probabilmente non sapevamo se ci riusciva, perché probabilmente suddividerle nella stessa struttura dove erano queste signore non avrebbero sortito lo stesso risultato, ma soprattutto anche dal punto di vista psicologico. Proprio in questo momento, mentre parliamo di lei, stanno facendo i tamponi per verificare se si sono negativizzate. Sono tutte pazienti asintomatiche con parametri ottimi, senza febbre, quindi apiretiche, saturazione sopra i 95, frequenza cardiaca ottima, pressione buona. Noi ogni mattina e ogni pomeriggio effettuiamo questi controlli.